Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Chat e Cupcake. Allora, oggi andiamo a fare un video unboxing. Un video unboxing di un prodotto. Io sono già pronta con il mio taglierino a forma di nuvola. Un video unboxing di un prodotto che guardate, si intravede la scatola nello specchio, di un prodotto che abbiamo fatto l'unboxing anche qualche mese fa, ma questo è un modello diverso, è stato un regalo mentre quello l'avevo preso e anzi vi avevo spiegato come. Vabbè, è inutile che cerco di mantenere la suspense quando avrò scritto tutto nel titolo. Parliamo della macchinetta Nespresso. Non vi dico qual è il modello perché non so se nel titolo l'ho scritto, quindi continuiamo a tenere un po' di suspense. In quel caso vi avevo spiegato che l'avevo preso con la formula appunto della Nespresso, dove io non ho pagato neanche un euro se non i 20 euro mensili. Con cui appunto prendere la macchinetta, 20 euro che però non ci pago in qualche modo la macchinetta, ma le capsule del caffè. È una sorta di ok, sì, abbonamento, però se bevete il caffè, cioè alla fine la macchinetta con quei soldi voi comprate le capsule, alla fine quella macchinetta voi ce l'avete gratis. E che cosa succede? Che una mia amica per l'uscita di Once Upon a Time, a proposito, voi l'avete letto Once Upon a Time? Siete interessati a sapere di più del libro, della storia? Fatemelo sapere nei commenti, che io e Ambra siamo troppo troppo curiose di appunto volervene parlare in qualche modo di più, perché lo sapete, noi siamo sempre un po' restie sui nostri titoli, sul nostro lavoro da autrice. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Una mia amica per l'uscita di Once Upon a Time, sapendo che sto organizzando una nuova coffee, come si chiama? Coffee table, vabbè, un nuovo angolo caffè. Sapendo quanto in realtà io questo modello lo volessi, e non dico che mi sono pentita della Vertuo perché la Vertuo è spettacolare, però mi era rimasto sempre un po' qui l'altro modello. Andiamo ad aprire insieme il pacco che ho ritirato proprio ieri sera. Ho fatto una corsa, ma una corsa. Vi spiego, vi racconto questa storia mentre spacchetto, così non ci annoiamo. Convinta che il centro commerciale dove dovevo andare a ritirare, prima del Covid almeno era sempre stata così, la situazione chiudeva alle 10. Quindi io vado tutta tranquilla, ho detto vabbè, ho un'ora e mezza di tempo. Arrivo al centro commerciale alle 9:05 per scoprire che in realtà gli orari ormai dopo il Covid sono cambiati e chiudeva alle 9. Tipo io quindi entro nel negozio che aveva già la saracinesca a metà, però vedo delle persone dentro che evidentemente stavano finendo di fare shopping. Il ragazzo della vigilanza subito si avvicina, io: ma ho un ordine online, sto proprio qui alle casse, ti prego. E lui ha detto: dai, sì, per gli ordini online ti faccio entrare, anche perché sono entrate altre due persone dopo di me, sempre per gli ordini online. Quindi proprio in extremis sono riuscita a ritirare, perché appunto la mia amica già mi aveva fatto questo regalo appunto particolare, però almeno in quel modo mi aveva raccontato che aveva le spese di spedizione gratuite, e quindi sono appunto andata a ritirarlo, che poi anche lì altra trafila, non essendo stata io quella che ha fatto l'ordine, ho dovuto far vedere tipo la delega e tutto quanto. E stiamo parlando sempre della Nespresso, perché io innamorata proprio del loro packaging, delle capsule e tutto quanto, però di un altro sistema, quindi io dovrò comprare altre capsule in realtà, della Lattissima One, che a me era sempre rimasta qui veramente, perché ha secondo me proprio l'estetica di tutte le macchinette, proprio in generale anche al di fuori della Nespresso, più bella in assoluta. Poi appunto sa che io amo i cappuccini, il bianco, la nuova postazione, ma il regalo poteva essere più bello e più apprezzato, quindi andiamo a in qualche modo aprirla insieme e vederla nel dettaglio, anche se poi sapete, non vi so dare, diciamo, delle specifiche maggiori.
Prima di aprirla, però, vi volevo appunto leggere un attimino le varie. Oltre al fatto che ti regalano 14 capsule, sono contenta perché così almeno lo provo. Non ho assolutamente nessuna capsula di questo modello. Fa l'espresso, ok? Il lungo, l'espresso macchiato, il cappuccino e il latte macchiato, che deve essere un bel bibitone. Quindi andiamo ad aprirla insieme, che sono troppo, troppo curiosa comunque. Ahia! Mi sono fatta malissimo, ok? Tutto questo in diretta. Allora, abbiamo i vari libretti che sono presenti, vabbè, in ogni elettrodomestico. E poi abbiamo codesta situazione, che adesso vi tiro fuori, altrimenti facciamo troppo caos. Ed ecco la macchinetta nella sua postazione del momento per ora. E guardate che bella, cioè, secondo me, ad estetica è assolutamente la più bella sul commercio. Poi sono tanto tanto curiosa, diciamo, di questo giocattolino, ovvero della parte del cappuccino. Così è come si presenta, totalmente bianca. Qui abbiamo le varie opzioni per il cappuccino, veramente veramente troppo bella. E adesso proveremo anche ad utilizzarla insieme, però vi volevo far vedere cosa mi ha regalato la Nespresso con la di questa macchinetta. Stava dentro la scatola e ci sono appunto tutte queste cialdine. Da quello che avevo capito all'esterno era un unico gusto, invece me ne hanno messi, se non sbaglio, 14 gusti diversi, bellissimi. Poi vabbè, io innamorata soprattutto di queste due colorazioni, in realtà anche questa e questa, però non so minimamente i gusti quali sono. Vedo nomi che non ho mai visto in realtà per la Vertuo, tipo, se non sbaglio, questo Cozy. Non mi sembra di averlo mai visto, ma prendete con le pinze quello che dico, perché non sono sicura e non ho assaggiato tutti i gusti appunto della Vertuo, però troppo troppo bella. E adesso andiamo a fare una prova insieme. Tra una videoclip e l'altra è passato un po' di tempo, perché nel frattempo mi sono messa a fare anche altre cosine, sono dovuta andare in vigilanza a recuperare dei pacchi. Guardate che bello, intanto già solo la combinazione di colori, vabbè, io su queste cose sono un po' fissata, è perfettamente il cappuccino e la macchinetta di cui ho bisogno, la coccola di cui ho bisogno anche, diciamo, durante la giornata. La differenza, secondo me, principale tra la Vertuo e la Lattissima è che la Vertuo fa dei proprio caffè molto molto lunghi, non solo, però diciamo è famosa per questo. Qui abbiamo il classico caffè cappuccino americano, quindi ha fatto una schiuma perfetta ed è buonissimo, veramente troppo contenta di questo regalo. E quindi cin cin a noi, io ve la stra consiglio. E niente, con la mia bevanda calda, che adesso vado a godermi un pochettino, penso col mare fuori, anzi fatemi sapere se volete una sorta di recensione o chiacchiere libere sulla serie. Vi mando un grande bacio, un forte abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.